Salve, Eivor. Siamo alleati con i danesi del Grand Bridgeshire. La loro Jarl, Soma, ci ha promesso amicizia. Molto bene, Eivor. Queste prime vittorie ci ripagheranno. È così, e in molti modi. Una delle migliori guerriere di Soma, Birna, ci servirà con la sua lama. È una grande combattente e uno spirito allegro. Credo che si troverà bene. Lieta di averla qui. Bel lavoro. Un tempo il titolo di Jarl si riferiva a un uomo secondo solo al re, ma il significato è mutato. Ora uno Jarl può essere un capo, una guida o un uomo ricco e influente. Il mondo è sempre più grande, ma diviso in piccoli pezzi. Il nostro linguaggio deve sapersi adattare. Un concetto interessante. C'è, Olbert. Sei qui per imparare, non per insegnare. Allora illuminaci. Ricorda tutte le nostre recenti conquiste. Il clan ha sete di conoscenza. State chiedendo un discorso? Va bene. Amici miei, mi rivolgo a voi con una storia di gloria e trionfo. Ho viaggiato molto dal nostro arrivo e ho conosciuto le strade e i campi di questa Inghilterra. E grazie ai miei viaggi abbiamo stretto forti alleanze con l'onorabile Ceolwulf, re di Mercia, ora nostro amico. E a sud, dove la Jarl Soma e i danesi di Grantbridge ci hanno solennemente promesso lealtà. Per mano di Sigurd e per mano mia, il vincolo che ci lega a... Ti stai innalzando allo stesso livello di Sigurd in queste tue storie. Lui approverebbe se fosse qui con noi? Io non pretendo di essere pari a Sigurd, ma non intendo negare le vittorie che ho ottenuto, Dag. Che la gloria sia il premio di coloro che la meritano. Se spetterà a me, così sia. E se invece spetterà a qualcuno di voi, ancora meglio. E così io alzo il mio corno a Sigurd, che possa tornare presto tra noi, e al clan del Corvo, grandi amici e grandi guerrieri. A Sigurd! A Sigurd! Che torni presto a liberarci di te! E che tutti voi possiate bere di gusto, come sta facendo Dag. Skål! Mi credi ubriaco, Eivor? Credi che non riuscirei a ferirti? Certo, non con le parole. Ma capisco la tua spavalderia. I miei occhi sono bene aperti e osservano la tua ansia di derubare Sigurd della sua gloria. Ciò che dici è privo di senso, Dag. Come avrei scatenato la tua ira? Proprio come pensavo. Tu... Un attacco dal fiume! Mi sembrano danesi! Danesi? E quanti? Troppi. Venite, la battaglia è in furia. Cani rognosi, che cosa vogliono adesso da noi? Chi è in grado di combattere prenda le armi! Gli altri restino qui! Con me! Oh.
come dicono. Ci faremo a pezzi. Tu non sai niente della nostra forza. Le loro ricchezze sono nella Catalogna. Sforzate le pareti. La morte attacca ognuno di voi. Ce ne sono altri. Non lungo i fiumi. Forse ce n'erano, ma hanno cambiato idea. Stando ai simboli che portano, credo giungano dalla Gotlandia. Ma senza sopravvissuti da interrogare, non lo sapremo mai. Beh, eccone uno. Questo verme stava cercando di trascinarsi al fiume, sperando di sfuggirci. Abbi pietà, amico mio. E potrai trovare in noi degli alleati. Avrò pietà se la tua lingua sarà rapida. Da dove venite e perché ci avete attaccato? Veniamo dall'Anglia orientale. Appena giunti, bramosi di argento. Siete andati alla deriva. Vi trovate in mercia. Questi erano gli ordini. Di chi? Ora basta. Cane schifoso. Sei solo un vagabondo in cerca d'argento. Finiscilo e basta. Con il silenzio non avrai alcuna pietà, Godo. Te lo chiederò ancora. Chi vi manda? Ci manda il vento. E i fiumi ci porteranno a casa. Sta implorando la morte. Accontentalo. Oppure usalo come messaggero. Che dica alla sua gente che cosa li aspetta, se mai dovessero farsi rivedere. Va e non tornare più. Ti ringrazio. Questa non è pietà, è una morte rinviata. Informa chiunque vi abbia mandato che qui andate incontro a un massacro. Oh, certo, racconterò ogni cosa. Fallo seguire da un ricognitore. Scopriremo... Mostrare pietà è un grosso rischio. Così saremmo passati per codardi. Era l'unica soluzione possibile. Avremmo potuto scoprire qualcosa, ora non sapremo niente! Sigurd avrebbe agito come me. E questa motivazione mi basta e avanza. Sigurd non è qui per risponderti, ma io, sì! Osa sfidarmi ancora e lo verrà a sapere. Ti conosco, Eivor. E so che cosa vuoi fare. Ignora le parole di Dag. È un vento che ulula, ma che spira leggero. Ripuliamo il campo, poi penseremo al da farsi.